Buonasera ragazzacci, allora, un altro lavoretto da fare, cioè un lavoretto, non è proprio un lavoretto. Allora, volevo mettere appunto, come avevo detto, fare delle tamarrate un po' fuori dai campi, sicché mette delle luci, dei led, ok? Però ora non vi farò vedere più che altro il lavoro che farò fuori, ma vi faccio vedere più che altro un'altra cosa molto importante. Io ho sempre roba di buttare, di riciclo, insomma, delle piattine, quelle da corrente, insomma, delle piccole piattine basse, e ce le avevo lì buttate, qualche d'una le buona, qualche d'una le mancava lo sportello, gli è rotto, insomma, sì, ho visto che hanno una misura precisa della striscia LED, cioè delle strisce LED appunto che avevo comprato, acquistato tempo fa, però sono quelle normali, non sono da esterno. Sì, che cosa voglio fare? Voglio farvi vedere come si può impermeabilizzare una striscia LED e poi le userò per queste luci esterne e metterò, insomma. E nulla, spero che sia una cosa gradevole, che vi possa essere utile, e andiamo a lavorare. Allora, eccoci qua appunto, siamo nella mia stanzina e come dicevo, avevo delle strisce LED che sono una marea avanzate e nulla. Allora, prima di tutto, per farvi capire, io lo devo tagliare a una certa altezza, una certa lunghezza, insomma, e che l'ho già segnato, non mi ricordo dove di preciso, eccole qua, ho già segnato. Allora, queste, vediamo se riesce a mettere a fuoco, va tagliato, c'è anche il disegno della forbicina, mettessa a fuoco, che mette a fuoco, eccole qua, va tagliato dove c'è il disegnino, ok? Ok, perfetto. Allora, questa è già una misura che mi interessava a me, c'è di già il filo più o meno. Ora me ne serve due uguali, sicché cercherò di fare la stessa misura. Speriamo che venga. Ok. Allora, ritagliato l'altra striscia a misura. Ora non ci resta che saldare qui. Allora, come ben vedete, si nota, no? C'è scritto il più e si rimette a fuoco. Dove tu sei? C'è una di merda. Ecco, il più e il meno, sì, è semplicissimo. Ok? Vai. Allora, sbucciamo di poco. Ora cercherò di zoomarvi un po', ma ragazzi, fa schifo, questa telecamera mia, ok? E gli do un po' di questa pastina. Di stagno sopra,
Io spero mi metta a forma. Io ci credo. Ok, perfetto, si fa la prova. Allora, io vi ciò, mi sono inventato da me, lo faccio vedere però, perché è una cosa carina. Mi sono inventato da me, guardate, c'avevo un trasformatore da fino a 21 volts, ok. C'è questo trasformatore, poi mi sono fatto questo aggeggino qui, c'è un regolatore di tensione, e quando l'accendo, vedete, vedo, arriva fino a 21 volts, vedete, è un aggeggino, spengo, e vi ricollego. Sicché. Andiamo con più meno gli do il via alle luci, ecco qua, vedete? Funziona, sicché questo è fatto. Primo step. Ecco qua, come dicevo, io avevo delle fiatine, vedete, che sono non più utilizzabili, vecchie, sono però intere, mi manca lo sportellino. Guarda, c'è una qui che è intera, un'altra, sono delle semplici piattine da corrente, ok? Ora vi faccio vedere, sì. Mette dentro la striscia LED, si mette, ok, ecco qua, la maggior parte hanno il biadesivo, vedete, che vi aiutate per incollarlo meglio, ok, lo incollate direttamente dentro il gattino, ok, così cercate di stenderlo dritto, vedete, così. Vedete, dopo aver messo tutto il LED, no, strano, sempre il messaggio non si muove il video, ok, il biadesivo già sotto vi aiuta a tenerlo aderente, mi basterà anche un pugno di carta prima di tutto, silicone trasparente e riempirlo di silicone. Una volta che ho riempito di silicone, si striscia e si alliscia.
strada, per strada, dappertutto. Mettiamoci un peso. Questo. Cercate di riempire tutto. Canalina vagliatela, sta diritti, sicché pulire quello in eccesso per tutta la canalina. Ed ecco qua. Vedete? Per tutta la lunghezza della canalina siliconata trasparente. Vabbè, io ne ho già preparate due, poi vi farò vedere il perché e a cosa mi serviranno. È una stupidaggine, però con questo vi voglio far vedere come si può fare. Come si può impermeabilizzare tranquillamente una striscia LED senza spendere chissà quanti soldi. Ora io c'avevo roba, delle canaline di riciclo, però una canalina costerà, quanto costerà mai, insomma. C'avevo questa striscia LED che mi avanzava, sicché insomma, ho voluto farlo in questo modo. Queste si possono anche usare per mettere sotto alla veranda. Semplicissimo, impermeabile e tutto. Speriamo vi sia piaciuto. Buona!